Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con il videocantiere, un momento dove vi racconto direttamente dai cantieri che abbiamo aperti sul territorio come stanno andando avanti i lavori di riqualificazione delle opere pubbliche che sono fondamentali per la nostra città. Oggi siamo, e sto entrando in questo momento, nella sede dell'ex biblioteca centrale, la Villa Visconti d'Aragona, dove è in corso un'importantissima riqualificazione avviata grazie a un finanziamento da 4,7 milioni di euro con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci tenevo a far vedere a tutti quanti lo stato di avanzamento proprio perché in tanti mi chiedono che cosa si sta facendo. Stiamo migliorando la struttura con gli interventi antisismici, l'adeguamento anche di tutti quelli che sono gli impianti, quello elettrico, l'antincendio, quello di illuminazione e quello dell'antintrusione. I lavori prevedono anche il rifacimento del manto di copertura della villa, la posa dei nuovi serramenti, verranno poi rifatti anche i servizi igienici, il pavimento, il rivestimento. La nostra villa diventerà un polo culturale moderno e attrattivo per la presenza non soltanto della biblioteca ma anche di nuovi spazi di aggregazione, tra i quali ci sarà spazio anche per un bar pubblico per i ragazzi che decideranno di venire e trascorrere le loro giornate di studio qui in biblioteca. Abbiamo consegnato il cantiere lo scorso luglio e i lavori iniziali si sono centrati inizialmente sullo smaltimento delle masserizie, la rimozione degli intonaci e la posa del ponteggio. Oggi siamo intorno al 10% del lavoro totale, prevediamo di arrivare al 30% entro la fine del 2024. Il termine previsto di fine lavori sarà la primavera del 2026. Vi do quindi appuntamento al prossimo cantiere, che è sempre un cantiere finanziato con i soldi del PNRR, che sarà l'asilo, l'ex asilo Montessori. Arrivederci.